anche con noi in studio. Intanto è arrivato qui con noi un altro ospite, Luciano. Eccolo Monti. Qua. Buonasera. Buonasera a tutti. Bello ritrovarti qui con noi. Sì, anche perché è freddo, è fresco, quindi si sta bene qui nella stanza. Si sta da Dio, no? Qua no, per giù. Carità. La brezza marina che si ma non sente. Sì, beh, chiaro, dai. Super altro, freschezza. Se fosse caldo non ti dà neppure, cioè non ti puoi neppure esprimere appieno, ma così con questo frescolino... Sei lucido. È perfetto. Tra l'altro sei l'unico che ha la postazione proprio con l'aria che arriva, perché sei l'unico con la giacca. No, aspetta che me la levo, perché poi facciamo il senza giacca tu. Anche qui. Ma io vorrei parlare di un possibile, a questo punto, possibile ritorno di Lukaku, vero Paolo? Sì, è una pista che si sta facendo ora dopo ora sempre più praticabile. Il Chelsea ha aperto al prestito oneroso all'Inter, che ci sta riflettendo seriamente, anzi è convinta di volerlo portare, chiaramente alle sue condizioni. In questo momento pare che la distanza sia di 5 milioni di euro, parliamo di un prestito oneroso annuale, con il Chelsea che vorrebbe 15 milioni, il Chelsea che ce l'ha ammortato a 24 milioni Lukaku, quindi per quest'anno, quindi ci andrebbe a perdere comunque qualcosa, ma crede che tenerlo in rosa non apporterebbe alcun beneficio né al giocatore né alla squadra. Inter invece, che a fronte della richiesta di 15 milioni sarebbe pronta a dare 10 milioni per il prestito oneroso dell'attaccante belga. Oggi ha parlato il responsabile delle attività aziendali dell'Inter, Antonello, alla domanda su Lukaku ha risposto così, lo andiamo ad ascoltare. C'è una grande volontà da parte del giocatore di tornare e ripeto, quello che vanno verificati è la fattibilità economica finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, però ecco, questo forse è meglio che se ne parli con il dottor Marotta. Va da sé che debba farsi entro il 30 giugno. Sì, grazie mille. Cercheremo di farlo nei tempi corretti che necessitano. Oggi, in questo particolare momento, è fondamentale coniugare due parole, la competitività sul campo ma anche la sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, quindi tutte le scelte che il club farà sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo essere competitivi sul campo, ma dall'altra parte dobbiamo anche rispettare quelli che sono poi anche dei paletti che anche la UEFA sta disegnando in questo momento sul financial fair play, questo momento transitorio che ci porterà alle nuove regole che entreranno in vigore dal 24-25. Quindi, ripeto, tutto si può fare, però tenendo in gran considerazione la sostenibilità economico-finanziaria. Elio, ce la farà a ritornare Lukaku? Se ce la fa non lo so. Non vede l'ora di tornare, sta fremendo, ha fatto di tutto per tornare di nuovo all'Inter. Lui sicuramente non vede l'ora. Credo che una parte dei tifosi arricciano un po' il naso, però bisogna accettare tutto. Tu l'hai perdonato? Ma io no, a me che sia andato via non mi ha cambiato la vita, non mi sono strappato i capelli. Infatti li hai ancora. Non ho fatto nessuna scena. Io per esempio me ne sono strappato. Non me ne è fregato assolutamente nulla. E vedi, divide un po' a metà Lukaku allora. Cioè chi si strappa i capelli e chi no. Detto questo, ha ragione Antonello. Se finanziariamente è possibile farlo, che lo facciano. Se no, non lo faccio. Cioè io non... Però non, tu non sei aperto in questo caso, nel senso, se arriva comunque sei contento. Io l'unico veto che pongo alla società è quello di non vendere Lautaro. Poi per il resto faccia tutto quello che vuole. Ma quello secondo me non lo venderà al momento. Cosa dici Massimiliano? Secondo te potrebbe... Ma secondo me invece sarà sacrificato. Cioè se torna Lukaku, secondo me, anche se tecnicamente la coppia migliore è Lautaro... Lukaku, perché l'hanno dimostrato sul campo. C'è anche tu lo dici perché da milanista è chiaro che Dybala, Lautaro, Lukaku ti dà un po' fastidio, no? Ti dà un po' fastidio. Elio. Non è un problema tuo, sarà un problema di Inzaghi che dovrà provvedere a far quadrare. Primo?
Primo questo, sicuramente questo è un problema. Ma lui è un milanista, poi non dopo, ci parla, dai. No, ma poi dopo, siamo sicuri che poi Lukaku è quello di Conte? Perché poi dopo, cioè, ha fatto un'annata ridicola questa, quindi vediamo un po' quando torna, come gioca. Siamo sicuri che Origi è veramente un attaccante? Siamo sicuri? Sì, sì. Oggi anche Origi. Ha giocato poco. Allora, cosa dite? Ma cosa dite? Ce lo ricordiamo che trasformava tutto in oro quando andava in controtino. La realtà è un'altra, Elio. Se fanno Lukaku è un'operazione commerciale. È un'operazione commerciale perché chiaramente l'hanno venduto a 100 rotti milioni, lo riprendono in prestito a poche lire, senza obbligo, attenzione, questo è il punto importante. Dall'altra parte hanno Lautaro da vendere e l'Inter può darsi pure che abbia esigenze e sarebbe l'errore madornale, perché se prendi Dybala, lo devi tenere assieme a Lautaro. Se prendi Dybala che propone il gioco e lo metti insieme a uno che parte da basso, diventa un problema serio, diventa un'inconsistenza. Per cui io sono ancora incerto se venga Lukaku o meno, però considerando che l'Inter ha problemi economici e quindi deve reperire dal mercato, può darsi pure che lo prendano, ma sarebbe un'incongruenza tattica. Allora, loro devono fare la plusvalenza di 60-65 sì, appunto, milioni. Ma non entro il 30 giugno, ma entro la fine del mercato. Se è vero che Skriniar, il Paris Saint-Germain, è pronto a metterne lì 70. Sì, no, ma può darsi pure che capita in altre occasioni, però voglio dire, se l'operazione è fatta in maniera tale da concretizzare un fattore economico prima che sportivo, diventa un problema proprio per l'allenatore, perché è vero che i giocatori si possono anche addomesticare in altri ruoli, ma è anche vero che uno che guadagna 5 milioni e mezzo tu l'anno sei in presenza, si può spremere un po' le meningi e far guardare il cerchio. Tu sei in presenza di un giocatore che praticamente non puoi dire che sa giocare a pallone, è velocissimo, è praticamente agonisticamente prestante. Se parte dal basso ti semina gli avversari, ma se parte dal basso... Infatti, quando partiva Chimi, portava lui partiva e faceva gol, no? Il problema ora è diverso. È diverso perché l'Inter è diventata propositiva con Inzaghi. Inzaghi non sa fare il contropiede. Di conseguenza... Però, Luciano, nella Lazio di Inzaghi, Immobile era molto simile... No, aspetta. Immobile non l'ha capito nessuno. Allora, e prima di tutti non l'ha capito l'allenatore della nazionale. E su quello siamo d'accordo. Allora, quando tu parli di Immobile, parli di un giocatore che è tutto movimento, sa fare il difensore, il mediano e l'attaccante. Quindi a lui non gli puoi dire che non è propositivo, è un giocatore che sa fare tutto e dà una mano a tutti quanti. Sicuro. E poi vede la porta, perché va in porta velocissimo ed è diverso. Però hai detto la parola velocissimo, che è la stessa parola, la stessa parola che hai usato per sì, Lukaku. Sì, ma è velocissimo, ma ai piedi ce l'ha più Prince di Lukaku. Perché se Lukaku stoppa una palla la manda a 50 metri. La Lazio di Inzaghi era molto più verticale dell'Inter di Inzaghi. Quindi Lukaku, ipotizzando un ritorno ad un Inzaghi che giocava come giocava nella Lazio, può starci nell'attacco, quindi un ruolo alla Immobile, uno un po' più verticale rispetto a Dzeko e Lautaro, che lo sono un po' meno. Guarda, lui non sa dialogare con i compagni, l'unico gioco che sa fare praticamente è quello di partire, ed è bravo su quello lì, sarebbe banale non dire una cosa del genere, ma lui se la mette a dialogare con i compagni, al pallone gli dà del voi, non gli dà del tu. Mentre Ciro Immobile, oltre che fare l'attaccante, sa fare pure il centrocampista. Guardate quello quindi, che quindi quello che dicevo io, nel senso che questo qua, il rendimento di Lukaku è un bel punto di domanda. State attenti. Lo devi ipotizzare solo come un fattore economico. Che se l'Inter è giustamente, a differenza degli anni passati, guarda praticamente al bilancio. È giusto che faccia anche un'operazione del genere, perché ragazzi, i tifosi è vero, vogliono tutto di tutto, ma poi i soldi li mettono gli azionisti. Certo. Quindi io non vedo perché debba essere contestata una società che cerca di prendere un giocatore che qui ha fatto bene. Poi dopo, infatti, le critiche dove avvengono? Quando è andato al Chelsea, voi qui avete sentito a me quello che ho detto. Lui al Chelsea avrà vita dura, perché lì giocano a pallone e qui invece giocano a volare.
È vero. Barbara, perdonami, c'è questa piccola differenza. Sul discorso di Skriniar che diceva Elio, è uscita in questa sera, nel corso della serata, la voce che sia già tutto fatto con il Paris Saint-Germain per 70 milioni. Non è ancora così fatta. Non è ufficiale. Ma si sta andando molto vicini verso questa cessione. Quindi la cessione di Lautaro, se dovessero essere davvero queste le cifre di Skriniar, forse potrebbe essere rimandata l'anno prossimo. Io ti posso dire una cosa, ma io ammiro, siccome conosco Beppe Marotta come le tasche mie, io e anche Ausilio, io le ammiro, perché stanno tirando fuori dalle secche una squadra che era infognata di debiti fino al collo. Quindi è solo da ammirare. Che poi dopo ci siano risultati o meno, quest'anno devo dire, se devo dire quello che penso, probabilmente il mese che è intercorso tra il primo derby, che l'Inter doveva vincere 3-0 e ha perso 2-1, ecco, in quel mese lì praticamente in 7 partite ha fatto 7 punti, quindi è lì che ha perso il campionato. Probabilmente un altro allenatore, un po' di esperienza, può darsi pure che questo campionato l'avrebbe vinto, anche perché è arrivato, se l'ha vinto il Milan, l'ha vinto una squadra inferiore all'Inter come qualità, però con gli attributi, perché l'Inter, il Milan è andato, ha perso 3-0 il derby di Coppa Italia con l'Inter, e la stessa settimana è andata a Roma a vincere in casa della Lazio, quindi c'è una differenza di attributi che praticamente hanno fatto poi vincere il campionato al Milan anziché all'Inter. Va bene, ci fermiamo per qualche minuto, voi state sempre lì. Studio con noi, si parlava di Inter, ma c'è un altro possibile nome in partenza, vero Paolo? Sì, per l'Inter in partenza e forse per la Juve in arrivo. Il parco attaccanti dell'Inter, qualora arrivassero Dybala e Lukaku, sarebbe evidentemente stracolmo, conterebbe appunto l'argentino, il belga, Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Correa e Sanchez. Allora, detto che Sanchez è in uscita, trattativa non ancora arrivata alla conclusione, ma Sanchez di fatto possiamo considerarlo un giocatore partente dall'Inter. Correa è molto difficile che vada via, meramente anche per una questione economica, è stato pagato 30 milioni di euro l'anno scorso, l'Inter non può imbattersi in una minusvalenza così pesante, visto che non ci risultano offerte importanti per il Tuco. Correa, resta Edin Dzeko, che ha un contratto ancora per un anno, fino al 2023, ha 36 anni, ecco che potrebbe essere lui clamorosamente il giocatore partente, lui che era arrivato proprio l'anno scorso al posto di Lukaku, e potrebbe, questa è una voce di mercato che riecheggia da qualche giorno, cioè, ce ne ha parlato anche Francesco Pini qualche giorno fa, Edin Dzeko potrebbe andare alla Juve che ha sempre avuto un ascendente per questo giocatore, ai tempi si diceva che sarebbe stato il perfetto partner per Cristiano Ronaldo, Juve che cerca un vice Vlahovic, allora Dzeko a prezzo di saldo chiaramente, perché ha un anno della scadenza, 36 non anni, sapevo. Potrebbe essere profilo giusto. Non sapevo. Ecco, che... scusate, sì. Il problema vero, l'ha detto Paolo adesso, scusa Elio, per dimostrare come si vince e si considera il gioco di Simone Inzaghi nell'Inter. Domandatevi perché l'Inter ha preso Correa. Correa è un giocatore che fa 30 minuti o all'inizio o alla fine, ma li fa meglio alla fine quando praticamente l'avversario è stanco. No? Allora, sapete perché? Perché Correa è quello che sa saltare l'uomo, crea spazi per Lautaro e va in gol. Quindi dovrebbero trasformare praticamente tutta un'impalcatura che secondo me è però se è commercialmente ed economicamente... L'allenatore giusto. L'allenatore giusto, quello che c'è la sale le idee. Sì. Cioè, capito? Lui è uno che si sveglia la mattina. Mi sembri un po' sarcastico. No, non sono ironico. Ma non sapevo che la Juventus abbia aperto all'RSA. Reparto geriatrico? Reparto geriatrico. E state pigliando i giocatori. Questa è la voce infondata. No, io spero che non sia vero. Marcello, li senti? Ti piace Dzeko? Pogba è un giocatore che io secondo me viene, ma sai perché? Perché Pogba ha dato la disponibilità a ridursi del 50% più o meno lo stipendio. Ha fatto Lukaku. Però Pogba ha un problema. Io per esempio ci ho parlato quando
C'è stata la festa dei 40 anni di Ibrahimovic, è tutto diverso da prima. Prima era un ragazzino rampante, ora invece è un uomo arrivato, pieno di soldi, quindi che gli ultimi anni nel Manchester, che gli ultimi anni nel Manchester United ha perso il posto nel Manchester e anche nazionale. Quindi, però i tifosi, praticamente a parlare di Pogba diventa una cosa... Tu vuoi dirmi che Pogba non è più forte di tutti quei centrocampisti che la Juventus ha? Beh, anche senza giocare. Ha con una gamba sola, quindi anche dire, senza cioè, giocare, ragazzi, è bellissimo. Però vedi tu adesso mi parli di un qualcosa che non è un rinforzo. Potrebbe essere anche il toccasana della Juventus, ma se mi parli così ti dico ci vuole poco a valere quelli che ci stanno adesso. E la Juventus vuole fare qualcosa in più di quello che deve fare adesso. Però, cioè, non so, tornando a Dzeko, che poi magari Pogba immagino che ce l'abbiamo in scaletta. Dzeko scartato. Dzeko è stato l'anno scorso, non so se anche a te risulta, la prima richiesta di Allegri quando è arrivato alla Juventus. Sì, cioè, lui è arrivato e ha detto prendetemi Dzeko. Sì, esatto, e poi cos'è successo? Anche a prescindere da quello che sarà. Stato l'anno scorso. Ma l'anno scorso non c'era Vlahovic. Sì, sì, sì. A prescindere da Ronaldo, prendetemi Dzeko, che almeno con lui... Allegri, quindi potrebbe essere un possibile acquisto. No, però è vero che come vice Vlahovic potrebbe farlo. No, come caratteristiche forse è quel giocatore che Allegri vorrebbe in rosa da affiancare. Però, perché però, prendere tutta la ma scusate, ma Chiesa, ma Chiesa dove lo mettete? Chiesa tornerà, finalmente tornerà, quindi sicuramente. Però oltre a Chiesa Vlahovic, magari Dzeko potrebbe fare. Ma la Juventus ha bisogno di titolari, mica di riserve. Beh, l'attaccante titolare ce l'hai, Vlahovic. Ma mica è uno, Chiesa un altro. Allora, quando tu prenderanno un esterno d'attacco e poi una punta di riserva, se non riescono a riprendere Morata, dovranno pur farla. Beh, prendo Dzeko, infatti non prendono Dzeko. Diciamo che queste sono le ultime voci di corridoio. So, ecco, mettiamola so così, non abbiamo la certezza di nulla. Io non so chi l'ha tirato fuori, ma mi sento in dovere di dire che a livello di barzelletta. Okay. Anche perché consideriamo anche il discorso... L'ha detto, è una barzelletta, quindi Marcello, secondo Luciano, non arriverà da te. Ma sono d'accordo. Non mi risulta niente, non mi risulta niente di Dzeko, proprio zero. No, zero. Anche perché, ma poi, non è che si possono andare a prendere, cioè andiamo a prendere la baggina e andiamo a prendere. Cioè, è quello che c'ha 34 anni, che adesso non sa nemmeno se vuol venire. Ma anche Di Maria, però forse c'è anche il Real Madrid, però leggermente interessato a lui. Marcello, io su Di Maria non sono neppure contrario, perché Di Maria è un gran giocatore, però io ho detto a chi di dovere che prima si fa il mosaico della squadra e poi si cerca l'abbellimento. Di Maria sarebbe un gran giocatore da mettere nel gruppo, però prima devi fare il centrocampo e prima devi mettere a posto la difesa. Ma ragazzi, la difesa manca di un giocatore come Chiellini, che parava tutto quello che c'era da parare. De Ligt, per esempio, era un giocatore protetto da Chiellini, perché De Ligt è un giocatore che va in anticipo sugli avversari, se sbaglia il tempo praticamente è un rigore oppure un gol dell'avversario, oppure questo è il punto. Quindi la Juventus deve pensare prima di tutto a creare il mosaico, poi l'abbellimento lo può fare. Per Di Maria dicevo, sicuramente sarebbe per quello Luciano, dicevamo prima quando non c'era Luciano, Koulibaly potrebbe essere un'idea? Sì, Koulibaly potrebbe essere un'idea che praticamente potrebbe giostrare bene, però lì c'è il problema del Napoli, ma siccome il Napoli in questo momento, ve lo do per certo, ha paura del parametro zero dell'anno prossimo, e può darsi pure che la Juventus su Koulibaly possa fare un qualcosa di importante, vedi? Anche perché sarebbe... Cominciano ad essere due rumor. Anche perché esatto, sarebbe sono il giocatore già ideale per registrare... E però, ma tornando all'Inter un secondo, io vorrei chiedere a Paolo la possibile formazione mercato di questa Inter. Vediamo, ne abbiamo ma come fatte sognano due, i tifosi nerazzurri. Una con il tridente Falli e una sognare, un po' più Paolo. Equilibrata, tutti seguendo un po' i dettami dell'anno scorso di Simone Inzaghi. Partiamo quindi da un 3-5-2 che vedrebbe chiaramente Çalhanoğlu in campo con un attacco Lautaro Dybala, in questo caso Lukaku lo consideriamo ancora... non un giocatore dell'Inter. Dumfries e Gosens a presidiare le fasce, Barella e Brozovic in mezzo al campo, Aslani tra poco lo metteremo in azzurro, non ancora perché è davvero molto vicino ai nerazzurri. Per ora la difesa è composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Qualora dovesse partire Skriniar, Milenkovic è sicuramente
un'alternativa per stazza fisica, per ruolo nel quale gioca nella Fiorentina. Allo slovacco Bremer può arrivare, Onana e Andanovic si contenderanno il posto come portiere, attenzione alle fasce, può arrivare Bellanova, piace Udogi, c'è sempre Darmian. Insomma, questa è un'Inter equilibrata che va a ricalcare un po' l'Inter dell'anno scorso con un Dybala in più nel motore. Questa vale molto di più dell'altra. Cosa? Questa mi piace molto di più di quell'altra. Ma quale? Esatto, l'altra. Ma quale? Quella gialla o quella bianca? No, per sapere. L'altra invece. Quella gialla. Sono 18 giocatori diversi. Ce n'è un'altra. L'altra invece. Allora, voglio ricordare sempre che non è che quando mettiamo i nomi gialli arrivano tutti. Sono solo trattative, sono giocatori attenzionati. È evidente che non arriveranno tutti. Questo mi preme ricordarlo ogni volta. Questa invece è più una provocazione, anche se poi potrebbe essere questa, Paolo, la provocazione da scartare. No, allora per me Dybala, Lukaku, Lautaro, allora, questo tridente ti sembra personalmente è una provocazione, però è evidente che se tutti l'Inter dovesse prendere Dybala, Lukaku, è nella testa di tanti pensare che potrebbero giocare assieme. È una formazione che là davanti ha tantissima qualità, è evidente, però è una squadra sbilanciata. Barella non potrebbe più offendere come ha sempre fatto, perché non farebbe più la mezzala, ma giocherebbe in mezzo al campo con Brozovic. Questa formazione qui non metterla neanche. Sulle fasce non vediamo più Dumfries, che potrebbe partire, non vediamo più Çalhanoğlu, non ci sarebbe spazio per lui. È una provocazione, però se dovesse arrivare Lukaku, dovesse arrivare Dybala cosa fa? Fa la panchina come alla Juve? Esatto, dove li metti tutti e tre? Dybala, se ci saranno allora, tutti e tre. Partiamo dal discorso che Dybala arriva. Su questo non c'è dubbio, perché hanno già fatto, quindi no, non è un problema. Lì il problema è Lukaku, e secondo me potrebbe venire fuori un problema, come ho detto prima, di bilancistico, che potrebbe mettere in condizione l'Inter per recuperare. Però se l'Inter vende bene Skriniar, a quel punto lì potrebbe non aver bisogno. Quindi sono movimenti che vengono fatti in relazione al fabbisogno societario. Al fabbisogno societario. E l'Inter chiaramente ha dimostrato di avere dei dirigenti che curano molto bene questo settore. Tra l'altro, se notiamo, in questa formazione non c'è Dumfries, che è un altro di quei giocatori che ha mercato. Tu immagina un pochino Cosens è un attaccante, Barella è un mezzo attaccante, lì ci sarebbe chi è il centrocampista? Brozovic da solo. Però c'era Barella. Nella formazione di prima invece c'erano sia Milenkovic che Bremer in giallo, ed è un'idea che si è fatto l'Inter solo se dovessero partire sia Skriniar sia De Vrij. Quindi, in quel caso dovrebbero servire in due. L'altra formazione secondo voi sarebbe più equilibrata? Secondo me l'altra formazione è quella che sarà questa qua, però Skriniar io tenderei a toglierlo, perché siamo più vicini all'addio che alla permanenza, con Bremer come primo giocatore che l'Inter vuole provare a chiudere, anche perché i contatti per Bremer sono... No, ma Bremer hanno già chiuso. Però scusa, se tu tu vendi Skriniar, paghi Bremer, non vai a sanare quel debito che c'hai, quindi insomma devi vendere un altro. Infatti ti ho detto che Dumfries secondo me è uno di quei giocatori che può. Mi gode a dire questa pirla. Sensi, proprio un avvocato. Va bene, Pirola, continuiamo a parlarne. Tutti giocatori da cui qualcosa ricavi. E poi parlano loro, che hanno uno di 42 anni che va con le stampelle, l'altro che ne ha quasi 40. No, Elio, qui ti correggo io. Origi, quello che va con le stampelle, Rebic, è stato l'artefice. No, Elio, credi a me. Siamo quello seri. Elio, credi a me, siccome io lo conosco, quello che va con le stampelle nello spogliatoio va in direttissima ed è dice una parola ed è ascoltato dal gruppo. Vero, io ho parlato un giorno con Leao, ma sapete che mi ha detto Leao? Il mio professore è Ibrahimovic, che mi ha detto: devo saltare un uomo e dare la palla. Ha fatto una partita, adesso non mi ricordo qual è la partita, che hanno vinto 1-0, lui ha saltato un uomo, ha dato la palla a Ibrahimovic, ha segnato, è andato a abbracciare. Super abbraccio. Va bene, noi ci fermiamo per pochissimo. Bentornati con noi in studio. Comunque una cosa è certa, l'Inter deve fare cassa, vero Paolo? Sì. Ci sono dei giocatori che potrebbero lasciare l'Inter, due in particolare. Beh, di Skriniar abbiamo già ampiamente detto, il ragazzo
ha trovato un accordo di massima col Paris Saint-Germain, quindi si è convinto ad andare in Francia, in una squadra forte, a suon di milioni, lui che come prima impressione sarebbe rimasto molto volentieri a Milano. Poi c'è Denzel Dumfries, che piace molto al Chelsea, operazione che andrebbe su strade parallele con quella di Lukaku, quindi due operazioni distinte, ma di fatto se devi trovare una quadra a suon di milioni tra il dare e l'avere, ecco, le strade appunto potrebbero essere parallele. L'Inter che chiede 40 milioni, quotazione a seconda del Chelsea ancora troppo alta, quindi parte ancora distanti, ma c'è la volontà di dialogare. Poi c'è questa voce che è arrivata oggi dall'Inghilterra, che vorrebbe il Tottenham di Antonio Conte interessato a Lautaro Martinez. Dico subito una cosa a livello tattico: il Tottenham gioca col 4-3-3, col 3-4-3, con tre attaccanti che hanno fatto benissimo quest'anno, Kulusevski a destra, Son a sinistra e Kane in mezzo, quindi vado a pensare che se davvero arrivasse Lautaro o partirebbe Kane o cambierebbe il suo modo di giocare Antonio Conte. Vediamo, per ora è solo una voce, però se dovesse arrivare l'offerta giusta per Lautaro, l'Inter l'ha già fatto ampiamente capire, nessuno è incedibile. Però con la cessione di Skriniar già farebbe cassa, o no? Sarebbero a posto, se è vero che sono a 70 milioni, se è vera la voce di 70 milioni, l'Inter è a posto. Sarebbero a posto con un mercato a zero in entrata, siccome qualcosa comunque in entrata faranno, qualcos'altro uscirà, sì, ma non del livello dei non top. Non un altro big, non un altro big, no, big assoluto. No. Ma io avete tutti lo smania di andare via Lautaro, io non capisco. Ho detto che siete veramente... Infatti ho detto se va ho via Skriniar, ma se già via Skriniar, basta, se viene Lukaku va via Lautaro, basta, cioè non c'è, ma possiamo fare la scommessa? Sì. Fate questa scommessa ora in diretta, per favore. Con i guantoni però poi con la i guantoni, va bene. Come Conte con Lautaro, tra l'altro. Ah, però sono d'accordo io, guarda, sul discorso Lautaro. Faccio l'arbitro. L'arbitro. Manda il vino, Luciano. No, ma non è solo questo, ho sentito anche da altre parti. Ah, ma no, ma non basta Skriniar, adesso bisogna via anche Lautaro, bisogna bastoni. Cioè... Voglio dire, vogliono fare la stessa. I tifosi sono terrorizzati da chi? Tutto ciò. I tifosi, no, bastoni, Skriniar, Lautaro. No, in compenso questo sparlare, grande... questo sparlare senza avere in mano poi cose concrete, cioè dà fastidio, no? Fa male. No, che fa male, dà fastidio. Però Skriniar, su Skriniar c'è grande malumore da parte dei tifosi, perché era considerato il capitano del futuro potenzialmente, perché lui comunque nelle dichiarazioni fatte negli ultimi periodi si è sempre dimostrato molto legato all'Inter. Poi lì interviene quanto diceva Luciano, cioè per la società in questo momento conta far quadrare i conti, a prescindere da quello che i giocatori provano per la maglia oppure no. Devono, quindi se arriva l'offerta da 70 avanti, per Skriniar, sì, Skriniar parte, però tutti i tifosi sono arrabbiati. Ma che per, anche per Bastoni erano arrabbiati. Sì, esatto. Però vedi, i tifosi mica mettono i soldi. E questo è il punto. Io infatti ho sempre fatto il contrario di quello che dicevano i tifosi e ci ho sempre indovinato. Vedi, Marcello, stavi dicendo? No, sono tutti in vendita all'Inter, perché loro sono partiti con l'idea di far fuori Bastoni in primo momento. Bastoni non hanno trovato quelli che gli davano i soldi che volevano loro, perché chiaramente non vale la cifra che chiedevano loro, però allora sono arrivato il PSG, che a un certo punto ha detto: ma a noi interesserebbe Skriniar. Ah, vi interessa Skriniar? Beh, trattiamo Skriniar. Quindi se arriva qualcuno e dice: ma mi interessa Barella, ti darei 70-80 milioni per Barella. Ah, vabbè, allora anche Barella via. Cioè, ma questa sì, ma è il mercato. Ho tutto il cartellino. Sono tutto tutti il cartellino allo stesso livello, questo mi stai dicendo, Marcello. No. È questo qua. Cioè, sono in vendita, chi arriva e mi offre dei soldi, io glielo do. Poi con quello aggiusto il bilancio. Vabbè, allora, cioè, non è che stiamo facendo chissà che grandi operazioni. Due anni fa hanno fatto fuori Lukaku e Hakimi, che erano i due più forti. Quest'anno fanno fuori Skriniar, che comunque secondo me è uno dei più forti che hanno. Più adesso ne faranno fuori ancora qualcun altro, non lo so. Cioè, io fossi un tifoso, infatti mentale è cavolato, ma lo capisco mentale. Perché siccome qua stiamo tutti a dire che Marotta è super, bravissimo, grande... voi da quando avete perso Marotta... Da quando avete perso Marotta avete preso schiaffi dappertutto, non è che... Hai sentito? Da quando avete perso Marotta? Sì, da quando avete perso Marotta in effetti stanno brancolando un po' nel buio,
Marotta, eh? Io non sono delle vedove di Marotta, perché Marotta è un bravo, sicuramente. Come l'ha descritto Luciano? Luciano ha descritto perfettamente Marotta, un ottimo politico, uno che sa veramente trattare bene con tutte le istituzioni calcistiche e con tutti i vari club, che sa organizzare il lavoro, ma poi di calcio l'ha detto Luciano, quello che capisce. No, di Marotta calcio, di calcio. Io mi ricordo che quando era la Juve, esatto, se no non si capisce. Finisci Marcello, certo, e poi Luciano. Solo te, vai, non riusciamo mai a inserirci. No, finisci. No, ma lui è bravissimo a fare tutto questo, però io mi ricordo quando era la Juve, una cosa di cui veniva incolpato era che non sapeva vendere, che aveva grandi difficoltà a vendere i giocatori. Cioè, e vedo che la stessa cosa gli sta succedendo qui all'Inter, a meno che lui, tu dici, vabbè, sono tutti in vendita, il primo che arriva mi dai i soldi che voglio, glielo do. Vabbè, allora faccio anche una rotta, faccio anche una rotta. Marcello, stai dicendo una serie di pirlate, cioè proprio in fila, una dietro l'altra. Come al solito, l'insufficienza di argomenti, allora stai parlando di aria fritta, di cosa stai parlando? Allora, l'Inter l'anno scorso era stata data dopo la cessione di Lukaku e Hakimi, smantellata. Il signor Marotta invece non l'ha smantellata, mi pare, no? Mi pare che abbia fatto, a differenza vostra, no, che sembravate dovete spaccare il muso a tutti, e invece siete stati spaccati. E allora riconoscilo, allora non dire l'Inter qui, l'Inter là, parla della tua Juventus, tutto e basta. Lo scudetto l'hai perso, l'ho detto prima. L'Inter l'ha perso, voi l'avete vinto, ma l'Inter l'ha perso. Non l'abbiamo vinto meritatamente. Chi vince merita sempre. Ma è giusto, sì, ma sì, sai perché meritatamente? Perché avete avuto gli attributi, cosa che non c'ha avuto l'Inter, perché se deprime l'Inter per un derby e quell'altro invece al contrario si carica, praticamente è il modo per vincere un campionato ed è il modo per perderlo. Comunque, per completare il discorso, sicuri di vincerlo. Troppo sicuri di vincerlo. Sì, è probabile. Però vedi, Marcello, l'Inter dava spettacolo di gioco in certi momenti ed era la squadra che giocava meglio. Al Milan non serviva di giocare bene, serviva di vincere le partite, e ci ha messo di tutto e di più. Quindi io, secondo me, ha vinto la squadra meno forte, ma la squadra con più attributi. E l'Inter che ha dato spettacolo, poi si è fermata nel momento in cui poteva andare. Esattamente. Quel mese lì è stato devastante. Inzaghi non è riuscito. Il periodo brutto è lì, dipende da qualcosa. Infatti io l'ho detto prima, probabilmente Simone Inzaghi non è ancora pronto per allenare l'Inter, una squadra vincente. Quest'anno avrà fatto tesoro dell'esperienza, perché è un ragazzo molto intelligente. Certo, assolutamente. Avrà fatto tesoro e sicuramente farà anche meglio. Magari quest'anno riuscirà a migliorare, certo, quel qualcosa che gli è mancato. L'anno scorso in quel periodo non aveva Correa e Caicedo come alternative, quest'anno può avere Dybala, Lautaro, Lukaku. È quello che ti fa un po' paura. Io mi fido di Elio. Se restano tutti e tre. Io mi fido ciecamente. Ecco, di Elio. Elio ha detto che non so se ce la fa a fare quel saltino lì. Quindi, io sono d'accordo con lui.
Sei fiducioso in Inzaghi per tenere lo scudetto, fiducia. Non sui tuoi. Fiducia in Inzaghi. Guarda che è una caratteristica della maggior parte dei miei, sono tutti di pirla. Che ci pensi? Va bene, noi ci fermiamo, certo. Torniamo tra pochissimo. Nati in studio con noi, ma come vice Vlahovic, chi ci potrebbe essere, Paolo? Abbiamo parlato di Dzeko, è una voce che a qualcuno torna, a qualcun altro no. Nei giorni capiremo se è un qualcosa di fattibile oppure no, e poi ci sono tanti altri nomi, c'è Muriel, ma in questo momento pare molto vicino al Marsiglia, si è parlato di Arnautovic, ma la richiesta del Bologna è altissima, c'è il Ciolito Simeone che il Verona ha ufficialmente riscattato dal Cagliari, ma anche qua per ora la formazione veneta parte da almeno 25 milioni di euro, la Juve non è disposta a spendere così tanto. Vediamo una formazione probabile della Juve per aiutarci con la grafica. Juve che dovrà fare qualcosa in difesa in mezzo, ammesso e non concesso che rimangano De Ligt e Bonucci, Gatti e Rugani come alternative forse un po' poco, Koulibaly è un sogno, Acerbi un qualcosa di più fattibile ma in questo momento non è vicino alla Juve, piace Molina come terzino destro dove c'è anche, non dimentichiamolo, Danilo. Pogba diventerà ufficialmente un giocatore della Juventus a luglio, in questo momento in una probabile formazione lo mettiamo con Zaccaria e Locatelli, Vlahovic titolare indiscutibile, Chiesa si aspetta che torni, c'è sempre la variante di Maria, anche se la situazione sta andando un po' per la lunga e ci risulta che la Juventus un po' si stia stizzendo del fatto che Di Maria non dimostri tutta questa volontà di accasarsi con la maglia della Juve. Berardi piace, ma costa, Suarez rimane una suggestione ma io tenderei a levarla, secondo me tra qualche giorno potrebbe addirittura andare a River Plate, quindi non lo metteremo più come obiettivo. E poi c'è Kostic piace, è un giocatore dell'Eintracht Francoforte, attenzionato anche dall'Inter fino a qualche tempo fa, è un giocatore che oggettivamente potrebbe arrivare in maglia Juve. No, però Paolo, mi ha detto che Suarez invece tutto quest'anno qui ha imparato l'italiano e ha detto che forse ce la fa, invece che riesce quest'anno. Spiritoso, forse. Vedi che fa lo spiritoso. Fa l'avvocato del resto. No, fa lo spiritoso perché hanno vinto, sono campioni d'Italia, capisci? Fammelo godere quest'anno qui da campione d'Italia. Però mi sembra che la Juve ti faccia meno paura dell'Inter. Ma. Quindi siccome è campione d'Italia deve essere anche campione di cretinate, no? Però Marcello ha meno paura della Juve che dell'Inter, lo percepisco qua quando no, se ne no, parla. No, non è vero perché io ho più paura della Juve perché secondo me la Juve difficilmente sbaglia due stagioni di seguito. No, questo è un detto. Diciamo che secondo me io adesso non voglio criticare gli altri, però la Juve c'è un allenatore che non fa giocare bene la squadra, ma la fa vincere. Certo. Quest'anno con la squadra che c'era, se avessero mantenuto Ronaldo, con tutti i difetti della Juve, la Juve poteva vincere il campionato perché fino a gennaio voi considerate che ha tenuto una squadra senza attaccanti, poi ha preso Vlahovic e ha migliorato sicuramente la situazione, ma neppure più di tanto perché il centrocampo praticamente è quello che è. Perché allora, si era rotto Chiesa. No, credo di più. Allora, fatto male diceva l'Inter con l'Inter, la partita lì io se ci l'Inter avevo molta più paura, non rubava il derby d'Italia. Avrei avuto molta più paura della Juve fino a poco fa. Ah, no, dicevi così, vedi che sei quel rigore no, no, ma quante frecciatine adesso scherzi a parte. Il Massimiliano Allegri non soddisfa il palato dei fini decisori del calcio. Però praticamente fa i risultati. Quest'anno per arrivare però quarto con quella squadra lì doveva faticare perché Chiellini, pensate che ha fatto delle partite, non tutte, e Chiellini è un punto di forza di questa squadra. Centrocampo è quello che è, quindi il problema vero è che lui ha fatto di tutto, però i tifosi non godono a vedere il gioco di Massimiliano Allegri, e invece io vi devo dire che Massimiliano Allegri è l'ideale per poter vincere un campionato proprio con quel gioco lì. Poi guardate l'impostazione di una squadra di calcio. Quando adesso qui il problema diventerà Chiesa, no? Perché Chiesa è un giocatore che parte di rimessa e Vlahovic fa la partita. Sono due giocatori diversi. Bene, Chiesa diventerà un attaccante, così come era diventato il padre. Da esterno d'attacco diventerà un attaccante, la seconda punta con Vlahovic. E lì vedrete che praticamente lui riuscirà ad addomesticare i soggetti e farli rendere nel migliore dei modi. Quindi
criticare Massimiliano Allegri. Però, Luciano, no, io ho sentito tante critiche. No, io ti dico solo una cosa, però Pirlo, ce ne sono tante, Pirlo è arrivato, di critiche Pirlo è arrivato per quarto Allegri. Come Allegri, cioè io mi aspettavo che Allegri ci ha richiamato. Ma ti aspettavi, nel calcio non c'è mai niente di sicuro, però Pirlo può essere un astro nascente, questo invece è già determinato, per cui tu hai in mano una sicurezza di un soggetto che ti fa arrivare quantomeno in Coppa dei Campioni. Se li metti a disposizione una squadra migliore di quella dell'anno scorso, può vincere il campionato. Quindi con Ronaldo sarebbe stata comunque un'altra Juve. Con Ronaldo, ma alla Juve è mancato un giocatore che facesse un gol a partita. Ronaldo lo poteva fare, perché fino a gennaio è rimasto senza attaccanti, non aveva Vlahovic ed era partito Ronaldo. L'area avversaria era proprio priva di giocatori in maglia bianconera. E per cui la Juve ha sofferto, e in quel periodo c'è stato appunto questo allenatore che, rattoppando le cose, e non, alla fine pure, aveva messo insieme una lunga striscia e di neppure risultati soddisfatti, utili. Esatto. Però quei risultati erano tutti fortunosi, io sono il primo a dire che la squadra non giocava bene, ma non poteva giocare bene con quel centrocampo lì, quindi a quel punto bisogna dare il merito a chi è riuscito a portarla al quarto posto, e se avesse avuto più fortuna con la partita con l'Inter probabilmente faceva anche diversamente, magari i campioni d'Italia non eravate voi. Spiace. Marcello, ma a te Dzeko piace? Potrebbe piacere? Ma Dzeko c'ha 36 anni, basta, cioè io posso ancora accettare Di Maria. Di Maria ha dimostrato che a 34 anni ha ancora qualcosa da dire. Può essere utile, tanto te lo tieni un anno, al massimo due. Ma Dzeko c'ha 34 anni, l'anno scorso se ne sono resi conto anche gli interisti che nel girone di ritorno non ne aveva più Dzeko, quello che doveva dare l'ha dato, quindi basta con questi giocatori anziani. Non sarebbe il vice Vlahovic dal tuo punto di vista? Ci sono tantissimi altri da prendere, poi io personalmente ritengo che in questo momento la Juventus non abbia le idee chiare, non sappia chi andare, cosa prendere, cosa fare, perché quando escono troppi nomi e non ne chiodi uno, non ne prendi uno e non riesci a bloccarne uno, vuol dire che c'è troppa confusione. Poi, per ritornare al discorso che faceva prima Luciano, sì, è vero che lui non dà spettacolo, ma io francamente non mi aspetto lo spettacolo da Allegri, dico soltanto che però il corto muso non può valere solo quando vinci, Cortomuso, se tu poi lo usi sempre e mi porti una stagione in cui arrivi solo quarto e devo glorificarti solo perché mi hai portato in Champions League, non va bene. Cioè, tu puoi anche lesinare sullo spettacolo. Sì, ma vincetela qualche volta. Ripeti, Elio, che non ti ha sentito. Vincetela qualche volta sta Champion. Cosa c'entra adesso sta c'entra? Sì, dice, sì. Non facendo ragionamento serio una volta in Champion, cosa vuol dire 50 milioni, ho capito, se vince la Champion invece più. Allora vuol dire 100, ma avete preso Ronaldo per vincere, no? Sì, no, ma adesso tu fai polemica, ha ragione Marcello. Sto facendo. Il Pirlo come fa il signor Laria quando parla dell'Inter, capito? Questa... Sono allo stesso livello allora, in questo momento, allora, in effetti fate ragione. Fate Pirla tutte e due, praticamente. E noi dai, Marcellino! Marcello, finisci! Dai, era una battuta, Pirlo, anche tu. Con i ragionamenti, prima arriva l'avvocato con la battutina da bar, poi arriva l'altro con la battutina di Suarez. E allora Marcello, ma Suarez dopo il patatrack che è successo l'anno scorso lo prenderesti a gratis quest'estate? Ma io lo prendo tutta la vita, guarda. Chi? Suarez. Dopo tutto quello che è successo l'anno scorso. Allora adesso vi dico chi viene nella Juve, così state tutti tranquilli. Cicciolito. Viene Molina, viene probabilmente Koulibaly, se non Koulibaly Acerbi, Pogba, Suarez e Dzeko cancellateli completamente, Costi che ci può stare, Berardi no. E Di Maria? Quindi tu pensi se conoscete bene il giocatore, Di Maria non è né un attaccante, né un centrocampista, né un difensore. All'Inter, alla Juventus, gli fa comodo un difensore e due centrocampisti,
Poi dopo può parlare di Di Maria, perché Di Maria ha dimostrato di essere ancora in forma per dare spettacolo almeno per un anno, ma è un abbellimento della squadra, non è un qualcosa che serve alla squadra. Vero, ed è indispensabile. Servirebbe per ripartire per quest'anno. Ma più che altro essendo a parametro zero, poi però a parametro zero va chiuso in tempo. Ma se parli tu e parla lei, capisco niente. Allora. Di Maria sarebbe un colpo per partire col botto nella nuova stagione, poi far Partire col botto nella stagione, sai qual è? Quello di sistemare centrocampo e difesa. Poi Di Maria è praticamente quel qualcosa in più che rende bello anche il gioco in certi momenti, perché sa giocare a pallone. Poi se gioca o non gioca è un altro discorso, questo dipende dall'allenatore. Ma Di Maria, Di Maria lo può prendere perché lo metti in un gruppo e diventa sicuramente un giocatore importante. Però quello che dicevo io è, in questo momento non puoi non trattare subito Di Maria, perché Di Maria è svincolato, quindi va chiuso subito Di Maria. Considerando i 34 anni, considerando praticamente che Di Maria non è che serva nell'immediato, la società deve fare i conti economici. Se i conti economici gli permettono di accedere anche a Di Maria, lo può fare subito. Se no, è meglio che faccia Koulibaly o Acerbi, che prenda Molina e prenda Pogba. Quindi secondo te Koulibaly potrebbe dire di sì alla Juventus? Koulibaly è una volontà del presidente. Siccome il presidente del Napoli è uno attento all'economia della squadra, perché è una che ha praticamente il bilancio tra i più sani, ha già intravisto, e questo denota intelligenza, ha già intravisto che il prossimo anno potrebbe perdere Koulibaly a parametro zero. Anticipa tempi. Sta facendo quello che non ha fatto la Juventus con Dybala. Questo è il punto. E in questo momento, purtroppo, che i giocatori hanno in mano il coltello, e d'altra parte non può essere diversamente, sono dipendenti delle squadre di calcio, ma i contratti a tempo poi scadono, e quando scadono diventano proprietari del proprio cartellino. Certo. Di conseguenza dettano legge. Allora, bisogna prevenire queste cose qua. E prevenire queste cose qua, secondo me, ha già pensato De Laurentiis con Koulibaly. Okay. Perché Koulibaly altrimenti lo può perdere a zero lire nel prossimo Quindi campionato. Luciano non ti ha detto sì, Koulibaly dirà sì alla Juventus, ma ti ha detto, siccome De Laurentiis non lo mette sul mercato, Koulibaly dirà sì alla Juventus. Ci finirà. Vabbè, ci fermiamo per pochissimo, voi state riassunto.